Ciao a tutti ragazzi, io sono Magicolo e dopo le continue richieste di fare un gameplay di Terraria, finalmente l'ho fatto. Quello che vedrete sarà il gameplay di Terraria fatto in modo totalmente schifoso perché io non conosco minimamente come si gioca a Terraria, quindi cosa ho deciso di fare? Semplicemente ho deciso di fare una bella recensione. Quindi questa sarà la prima recensione che farò per il 2014. Recensione che ho ovviamente spudoratamente copiato da Wikipedia. Un applauso per Wikipedia. Benissimo, ragazzi. Allora, Terraria è un videogioco di tipo avventura dinamica RPG, rilasciato dalla Realogic, casa indipendente di videogiochi. Le caratteristiche del gioco, ambientato in un mondo a due dimensioni, generato in modo casuale, sono l'esplorazione, la costruzione di oggetti e di edifici e il combattimento contro una serie di creature, mostri e boss. Fu rilasciato il 16 maggio 2011 e si stima che durante quel giorno siano state vendute circa 50.000 copie e ci sia stato un picco di 17.000 giocatori online allo stesso momento. I server in quel giorno furono totalmente distrutti, per cui quel gioco venne totalmente bandito da internet. Scherzi a parte. Dopo la prima settimana vennero vendute 200.000 copie del gioco. È un gioco di merda. Quindi, vabbè, secondo un sondaggio del sito IndieDB, mai sentito, a cui hanno partecipato oltre 170.000 utenti, Terraria è risultato il miglior gioco indipendente del 2011. Pensa come eravate messi male nel 2011, ragazzi. Il 29 agosto 2013 il gioco è stato rilasciato anche per iOS, praticamente per Apple. È un adattamento della versione per console, che contiene più oggetti e mostri da combattere. Minchia che figata! Attualmente comprende soltanto la versione normale, non potendo accedere alla modalità difficile, alcune limitazioni come il limite di cuore impostato a 10, una difesa minore dei mostri e dei comandi adattati per il touchscreen dei device. Inoltre il team di sviluppo CodeGlue, che ha sviluppato la versione per iOS, ha annunciato attraverso Facebook che presto il gioco verrà rilasciato anche per Windows Phone, assieme all'aggiunta di tutte le funzioni e una possibile rimessa in stesso dei mostri. Dall'11 dicembre 2013 il gioco è disponibile anche su PlayStation Vita. Nonostante il gioco assomigli molto al survival game sviluppato dalla Mojang, Minecraft ne differisce di molto. Sia per la modalità di gioco, sia per le caratteristiche del mondo creato dall'inizio del gioco in modo random, tanto che è stato definito erroneamente da alcuni in Minecraft 2D. Ma veramente questi devono avere proprio una fantasia incredibile per non metterlo insieme a Minecraft, però vabbè. Da altre persone Terraria viene invece considerato addirittura migliore poiché possiede caratteristiche che non rientrano a far parte del celebre Minecraft. In Terraria sono presenti vari boss e mini boss, sono differenziati in due categorie diverse, quelli della modalità normale e quelli della modalità hard mode, che a me sembra uguale. In Terraria sono presenti delle peculiarità di giochi speciali. Il personaggio può evolversi, ovvero può aumentare la propria vita ed il proprio mana. Si possono incontrare PNG come il mercante, l'infermiera, l'esperto, l'elettricista, il venditore, l'arrostino e il muratore, raggiungendo speciali traguardi o cercandoli dei dungeons, ed è possibile costruire abitazioni per quest'ultimi seguendo uno schema abbastanza rigido affinché possano aiutare nell'avventura il giocatore. Possono inoltre accadere eventi speciali: la luna di sangue, il legione di gelo, invasione pirata. Occasionalmente delle stelle cadenti precipitano sul mondo durante la notte e il personaggio può raccoglierle prima dell'alba.
svaniscono appena dopo il sorgere del sole. Collezionandone 5, il personaggio potrà forgiare dei cristalli di mana. Dio, che bello, sì. Se vi piace sto gioco, ditemelo e io farò altri gameplay. Ciao a tutti da Magicola.